Ciao a tutti ragazzi, nuova puntata di Gasi Garage con una bestia francese, bestia in tutti e due i sensi, cioè nel senso che va forte poi perché è una francese, quindi però prima cosa volevo presentarvi le nostre magliette. Queste qua saranno in dotazione all'officina, quindi non saranno quelle che ci saranno nel nostro shop, sono di colore grigio comunque con la scritta nera, però sono fatte così, quindi speriamo che vi piacciono. Te gustano, Gab? A te mucho mas. Te pensi sempre a... Buono. Comunque, era solo per dirvi che ci sono le magliette disponibili per chi le volesse. Speriamo di non esaurirle tutte subito perché non ne abbiamo fatte tantissime. Però chi fosse interessato può scriverci tranquillamente. Gli metteremo i riferimenti. Mettiamo i riferimenti sul video, Gab? Ma no, tanto poi ne faremo uno a parte. Ne faremo uno dedicato, dai. Va bene, comunque, che ci sono i nostri riferimenti alla fine, che comunque se mi dovessi dimenticare oppure questo video dovesse arrivare prima di quello ufficiale, sappiate che in fondo a ogni nostro video ci sono i riferimenti dell'azienda, quindi c'è il numero di telefono, mail, indirizzo, c'è tutto. Quindi se volete venire a prenderle o se volete che ve le spediamo, ci possiamo mettere d'accordo tranquillamente. Allora, oggi invece parliamo, ragazzi, della Clio RS, arrivata alla quarta generazione. Io questa è una macchina che non avevo mai provato. È arrivata qui da me per fare un intervento che poi in questo caso non serve, perché io ripeto non la conosco, il proprietario pensava si potesse fare, per sostituire l'olio delle frizioni del cambio automatico, che è una sorta di TCT dei nostri. Invece le frizioni sono a secco in questo cambio qua, non è come il DSG Volkswagen. Invece è presente l'olio del cambio normale, cioè l'olio degli ingranaggi, che non c'entra niente col sistema di doppia frizione dell'innesto marce. Sono olio degli ingranaggi, quindi è un intervallo di manutenzione completamente diverso. Però già che era qui ho detto, ma la provo anche perché non l'ho mai provata. Abbiamo fatto un video breve, perché mi era capitata tra capo e collo da fare qualche piccolo lavoro, io poi ce l'ho avuta, una Clio del 2002-2003, che era la versione da 180 cavalli della Clio seconda serie RS, poi arrivata a 194 cavalli con la terza serie, sempre 2000 aspirato. Questo qua invece nel 2013 debuttano con i motori turbo, per via dell'inquinamento e del resto, 1600 turbo, 200 cavalli. Questa è la versione Trophy, arrivata nel 2015 con 220 cavalli e anche un cambio più veloce rispetto alla versione che comunque era già un missile da 200 cavalli. Meriterebbe qualche parola perché questa macchina, come tante altre, è il frutto di come ci si adegua alle esigenze di mercato. Renault, prima l'RS, era tre porte, più grossa di cilindrata perché era un 2000 aspirato, e soprattutto solo col cambio meccanico. Adesso abbiamo una macchina automatica, probabilmente molto veloce, adesso la proveremo, solo 5 porte, 1600 turbo. Quindi vedete come si cambia nel corso degli anni, dedicato anche le puntate sulle mie vecchiette, e ci sono cose che non tornano più. Le macchine a tre porte sono veramente, veramente difficili. Quindi Renault si è adeguata e non esiste più la versione a tre porte della Clio. Corrono anche loro con la versione a quattro porte. Questo non vuol dire che non vada bene, però si vede come l'evoluzione degli anni, nostalgici, per esempio a me le macchine a tre porte sulla versione sportiva mi piacciono molto. Non so se avrei visto con una linea così filante, così lunga, anche questa una versione tre porte, però sta di fatto che è solo ed esclusivamente quattro porte. La linea è bellissima, ragazzi. Se considerate che è uscita nel 2013, sembra una macchina che è uscita adesso. Sembra una macchina di oggi, macchina del 2013, quindi Renault qua ci ha imbroccato, come ci ha imbroccato anche con i vecchi modelli. Perché quando uscì la Clio nel 1990-91, la prima Clio, rispetto alla concorrenza, macchina bellissima. Poi non voglio entrare nel merito che una andasse meglio dell'altra. Si sta parlando come linee, su quello le linee sono eccezionali. Cerchi da 18 pollici, 220 cavalli, 4 cilindri, turbo. Io la voglio provare sulla strada perché è una macchina che non conosco, quindi non voglio raccontarvi cose che non so. Però anche internamente, secondo me è rifinita gran bene. È vero che costano, perché non è che le regalano, sono macchine da 20.000 euro abbondanti. Però guardate come sono rifinite dentro. Renault, secondo me, anche se io non sono appassionato del marchio, chi mi conosce lo sa e mi ama lo stesso per come sono, non è che a tutti possono piacere tutto, come rifiniture e come gusti dell'interno è sempre stato un po' più avanti. Se voi pensate che la Renault 21 è stata la prima macchina che parlava, ti dicevi i messaggi.
ti diceva di cambiare l'olio, sei in riserva, vai a fanculo, ti diceva diverse cose, magari l'ultima no, però ti diceva diverse cose. Stai ridendo, sono serio, parlava davvero, è vero. Ma anche la Clio 16 valvole, quando uscì nel 91, rispetto alle nostre 1, era una macchina recente, perché era una macchina del 91, ma cavoli, dentro era veramente bella. Era più bella, io avevo un Renault 5 GT Turbo, dentro era più che una macchina dell'84 come linea dentro, poi il GT Turbo è stato rivisitato nell'85 con la fase 1, poi nell'88 con la fase 2, però voglio dire, dentro era più bello della 1, come linea dentro. Poi va un'iniezione, l'altra. Non è questa la puntata dedicata a questa roba qua, la faremo. Però la macchina dentro è bella, quindi Renault secondo me ha sempre avuto una marcia in più. Tra le auto francesi è quella che mi piace di più. E questa cosa ho detto tutto, quindi voglio dirti proprio, non sapete quanto mi è costato dirlo, però tra tutte è quella che mi piace di più. Comunque adesso Gab ci piazza la telecamerina e andiamo a provarla sulla strada, sono curioso. Davvero non l'ho mai provata. Ok ragazzi, siamo alla guida, l'abbiamo fatta scaldare, quindi abbiamo fatto spegnere la spia della temperatura dell'acqua, quella blu, che significa che sta a significare che la macchina è fredda, perché non abbiamo più neanche l'indicatore della temperatura dell'acqua sulle macchine nuove. E poi attiviamo, che ho visto un bel pulsantino vicino alla leva del freno a mano, RS Drive. Si illumina la scritta Renault Sport e a me dice anche RS, ricordati sempre di andare a cannone. Quindi mi viene in mente questo, chiaramente si scherza. Se i domenicali mi permettono di andare, proviamo anche la macchina. Allora, mi piacciono i pad, l'ho già detto questa qui nel video dello Stelvio, i pad al volanti, quelli grandi, e che rimangono attaccati al piantone dello sterzo, quindi che praticamente girando il volante loro rimangono fermi. Essendo di grandi dimensioni e il volante non troppo grosso, si trovano su buona parte della corsa del volante. Quindi io che ho anche le manone, è vero che centro quasi il deviolucci, però è una cosa che mi piace. È la prima volta che la guido. È impressionante come anche su tante altre macchine. Allora, come una ha scalato lui. È una bella bombetta. Allora, il turbo praticamente non si sente, turbo lag praticamente inesistente. Sono i turbo di oggi, ragazzi, dove diventano talmente tanto progressivi che vi sembrano degli ottimi aspirati. Questo è giusto. Allora, divertente il cambio automatico con questo settaggio, ecco. Io preferisco sempre il cambio meccanico, però devo dire che è velocissimo, è una bomba, Che poi non è un cambio automatico a pressione d'olio, ma è un doppia frizione. Quindi questa velocità qui ce l'hanno perché sono a doppia frizione, perché i cambi automatici col convertitore di coppia con questa velocità è veramente, veramente difficile. Allora, è impressionante come una macchina con una spalla così bassa, con le ruote da 18 pollici, un assetto sportivo assurdo in cui la Renault ha investito veramente tanto, riesca comunque a essere confortevole. Molto è l'effetto sedili. Anche l'effetto sedile, l'effetto telaio, hanno fatto dei passi da gigante le macchine allucinanti, questo l'ho sempre detto. Quindi è giusto essere nostalgici con le macchine, io sono un nostalgico, ma bisogna anche essere oggettivi nella vita e obiettivi. E come passi in avanti ste macchine. Il turbo praticamente non si sente, sembra di guidare un potente aspirato. Il cambio è ottimo, velocissimo. Allora, a 220 cavalli, non è che strappi l'asfalto, va forte, però in allungo dice veramente la sua. Tenuta di strada molto buona. Frenata buona. Devo dire che non è neanche troppo rumorosa la macchina. Quando vai a cannone si sente, per carità.
però non è troppo rumorosa, non è troppo fastidiosa, ecco. Ecco, l'unica cosa che mi sento dire, questo non vuol dire che la macchina non vada, ragazzi, è solo un mio punto di vista. Io non sono un guru, sto solo provando una macchina e sto dicendo il mio punto di vista. 220 cavalli, è vero che comunque peserà 1200-1300 kg questa macchina qua, più o meno. Però non è velocissimissima, ecco. È molto bello il sistema, il settaggio del cambio, che quando tu comunque rallenti in maniera brusca ma non troppo, lui comunque ti scala già due o tre marce, quindi aiuta moltissimo come freno motore, come un cambio manuale, ecco. Viene voglia di provarla ancora, infatti se mi permettono di andare, io vorrei andare. Bella. Bella, secondo me, con una mappetta questa macchina qua tirerebbe fuori la rabbia, proprio sentirebbe la rabbia del turbo. Poi è bello anche assaporarla, perché non avendola mai guidata, no? È la prima impressione. Poi è chiaro che se facessi magari un viaggio lungo, la provassi in altre situazioni di guida, in altri tragitti, probabilmente la apprezzerei di più, eh? Io ho fatto sicuramente... Per me l'impressione è ottima come tenuta di strada, ma quello tutte le pedine del cambio, impressionante quello, eh. L'impressione è ottima, tutte le macchine nuove però hanno fatto passi da gigante per quanto riguarda la tenuta di strada rispetto ai loro predecessori. Per adesso sono in seconda, è una trazione anteriore, abbiamo un Pirla che è passato, ma io apro in mezzo alla rotonda, fisca non pattina, effetto gomme, effetto controllo di trazione ottimi. Provate a farlo con una Clio Williams vecchio stampo, aprire in seconda con le ruote da 15 sotto sterzo in rotonda. Se non avete l'auto bloccante, avete la ruota interna che diventa una palla bianca perché comincia a sgommare, e va bene. Se avete l'auto bloccante, vi andate contro la macchina come prima. Quindi qua l'elettronica fa tanto, fa tantissimo, e l'effetto telaio, l'effetto gomme l'aiuta molto. Però fa veramente tanto, i settaggi elettronici diventano autovetture senza vincere la fisica, perché non bisogna mai vincere la fisica, ma diventano autovetture potenti, molto potenti, alla portata di tutti. Cioè, secondo me il vero manico non si vede su una macchina del genere, si vede magari in certi circuiti, ma usarla magari come si riusciva a portare al limite una Clio Williams, che in certi versi era superiore all'RS, senza che me ne vogliano. Secondo me lì si vede il vero manico. Questa è una macchina più semplice, è una macchina che ti perdona moltissimo. Cioè, sono in piena curva, accelero, non succede niente, ragazzi. Bella, bella, potente, semplice. Semplice, mi sento di... non cattiva, ecco. Mi butto dentro due marce per rallentare e il cambio reagisce, e bene anche, Comunque, ritornando al discorso degli automatici, gli ATF nuovi 8 marce sono, potrei dire, come questi, come velocità e come resta. Stavo pensando dopo a una cosa che ho detto, però. Sei marce. Bella, una sportiva alla portata di tanti, magari ho detto tutti, magari no. Però una macchina semplice con la quale si può percorrere tranquillamente dei viaggi molto lunghi e può avere anche un ottimo comfort di marcia. Ottima impressione, a parte l'erogazione, che non c'è più la cattiveria che a me manca molto delle mie vecchiette. Però per il resto questa è la vita, ragazzi. A presto e al prossimo video. Ciao!